E buongiorno cercatori d'oro. Io sono Matteo Berto e nell'arco di questo episodio vi porterò con me all'interno di questo laboratorio orafo di preziosi d'autora, i quali ringrazio per l'ospitalità. E in particolare andremo assieme a fondere ben 18 grammi abbondanti di oro proveniente dal fiume Ticino. Ci troviamo quindi al confine tra due regioni, il Piemonte e la Lombardia, e qui passa un fiume alquanto importante che si chiama Fiume Ticino, il quale è uno dei fiumi più auriferi d'Italia. E infatti la tradizione della ricerca dell'oro qui in Italia ha sede in tanti fiumi diversi, ma sul fiume Ticino ha particolari radici profonde. Una volta però che l'oro viene raccolto, è molto importante anche riuscire a concepire un suo utilizzo. Infatti la maggioranza dei cercatori d'oro ancora oggi tende a collezionare le pagliuzze d'oro fiume per fiume per farne una vera e propria campionatura, la quale effettivamente anch'essa ha un valore alquanto importante. Innanzitutto perché si tratta di oro, non puro al 100%, varia di solito tra l'85 e il 95%. L'oro di oggi però, come vedremo nel corso dei prossimi minuti, è alquanto puro. E lo noteremo grazie a un test della sua purezza al termine della procedura di fusione. Non perdiamoci quindi ulteriori indugi e vi accompagno all'interno di questo fantastico mondo che è l'oreficeria, ma soprattutto l'oreficeria applicata una volta che avete trovato il vostro oro, in maniera tale da fornirvi tantissime idee molto interessanti per cosa farne di quello che finora avete trovato e collezionato, ma senza una vera e propria applicazione. Thank you.
Abbiamo fuso l'oro alluvionale del fiume Ticino, ben 18,2 grammi di partenza. È ora quindi di ripulire il bottone d'oro, capire effettivamente quanto è sicuro, ma prima di tutto voglio con voi pesarlo. Infatti dovete sapere che durante la fusione dalle pagliuzze d'oro fino a ottenere effettivamente il lingottino, in questo caso un bottone, un po' delle impurezze, di solito argento e rame, vengono perse all'interno del processo. Vi è una vera e propria affinazione, quindi l'oro aumenta in purezza durante il processo e in teoria dovremmo riuscire a intravedere questa qualità durante i prossimi minuti, dove andremo a fare un test della purezza con dell'acido proprio fatto apposta per questa procedura. Torniamo ora qualche sessione indietro, in cui dovete immaginare che queste pezze d'oro sono state raccolte con molto lavoro manuale al fiume Ticino. Infatti le pagliuzze d'oro che avete osservato in questo video finora, che sono state fuse, secondo me avete notato un aspetto chiaramente molto interessante. Prima di tutto la dimensione è veramente esigua, infatti si parla di pagliuzze veramente veramente sottili. Vi faccio una domanda: secondo voi queste pagliuzze perché sono veramente così sottili? La risposta è quanto semplice. Dovete infatti immaginare che nel corso delle varie piene idriche e da quando sono formate le Alpi, immaginate quante milioni di piene diverse sono avvenute, queste varie pagliuzze ogni volta, quando effettivamente messe in movimento nel corso delle piene, sono state purtroppo prese di mira dai ciottoli circostanti e schiacciate durante le collisioni. Le piene idriche sono eventi veramente molto importanti, chiamiamole alluvioni in generale. Durante questi eventi in cui vi è veramente moltissima acqua, il fiume diventa molto pericoloso. I sassi tendono a rotolare in greto e con i sassi rotolano anche le ghiaie, le sabbie, i limi, le argille e le pagliuzze d'oro, le quali vanno a essere schiacciate tra i diversi ciottoli che collidono tra di loro. Infatti, se ci pensate, i ciottoli sono tondeggianti e questa loro sfericità è proprio data dal fatto delle varie collisioni durante le piene. Abbiamo quindi imparato alcune qualità interessanti per quanto riguarda l'oro e il Ticino. Di solito quello che avrete a che fare, come in questo episodio, è molto fine, molto appiattito e già di suo ha perso una parte d'argento e del rame. Un'altra parte d'argento e rame però l'ha persa nel corso della fusione e questo processo si chiama affinazione. Ora abbiamo già quindi fuso, abbiamo già pesato effettivamente di nuovo il bottone e abbiamo notato che il bottone è puro, probabilmente al 96-97%, siamo quasi vicini al 100%. Ricordatevi però che non vi è mai veramente il 100% per quanto riguarda l'oro puro, di solito si parla di 999 per 1000. Passiamo ora quindi qui al banchetto orafo con l'ausilio dell'acido e con l'aiuto di Sergio a cercare di capire effettivamente con un test rapido se la nostra ipotesi è valida. Infatti questo bottone è puro almeno al 97%? In questo video quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso dell'oro naturale alluvionale
lo abbiamo fuso per farne un bottone e abbiamo fatto alcuni calcoli per quanto riguarda la purezza, calcoli veramente molto semplici e basilari. In ogni caso, fosse interessati a questo video e molti altri, ve ne lascio uno qua sopra in anteprima. In futuro arriveranno altri contenuti simili sempre qui in Orificeria, e se avete degli argomenti che volete venissero discussi in questi video sul mio canale, mi raccomando, scrivetelo qua sotto nei commenti. Io e Sergio vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!